Mario, io ti voglio bene, ma che stai facendo? Saluto, professore, grazie, grazie. Questa posta sembra affacciata a pezzi. Ma se c'è una persona che dovrebbe domandare delle spiegazioni, quella persona dovrebbe essere io. È naturale. È naturale, dal momento che io non te ne chiedo, l'incidente è chiuso, basta. Non ne parliamo più, che ne parliamo a fare. Ma tu ti preoccupi troppo, stai troppo preoccupata. Per come entrano i soldi in questa casa, non si va in galera. La gente, ma che ce ne importa della gente? Lasciali dire, lasciali parlare. Magari diranno di me che sono un farabutto, sì signore, sono un farabutto. Ma maligneranno sul tuo conto, che ce ne importa, Maria? Il tempo passa, la gente si scorda e buonanotte. L'accordo deve essere tra me e te. Noi dobbiamo stare d'accordo. Maria, ascolta tuo marito, io so chi è che spende. Io conosco la fonte, ma non posso parlare. Non posso parlare assolutamente. Io mi sono informato pure presso certe persone che si sono trovate nelle stesse nostre condizioni e mi hanno detto non parlate, non parlate, perché sennò finisce tutto. Io non parlo, Maria, io sto zitta così, ma a cirere, guarda, non parlo. Niente. Ma tu cosa credi? Che noi potevamo continuare a vivere la nostra vita fatta di miserie, di privazioni continue, con la speranza che poi all'ultimo qualcuno ci aiutasse? Ok, la speranza, sì. Credi a tuo marito, Giulietta e Romeo dovevano essere ricchissimi, perché sennò dopo 2 giorni si pigliavano a capillo tutti e due. Capite come la penso io? Con la pancia vuota, con la pancia vacante, non si campa. I sensi si perdono e io voglio campare pure. Io voglio mangiare, voglio bere, voglio vestire e sigarette non ne voglio contare. E a domenica voglio dolce. E in dis, a domenica voglio dolce. E non sempre lo stesso. Assortito, una volta il pastarello e una volta la torta, hai capito? Eppure tu, anche tu sei una donna che non si deve privare di niente, perché tu sei una donna che merita. Tu sei una donna che deve stare un po' via di stavo. Devi vedere che altro deve arrivare qua. Una cosa che credete di aver fatto? Ad favorista? Mo mi servono 200.000 lire. E me l'ha data. Me l'ha data tua. Non discutere meglio! 200.000 lire mi servono, hai capito? E basta. Basta di parlare di questi argomenti che non approdano a niente. Io scendo, vado giù all'agenzia per sapere se ci sono delle novità. Ah, pare che mi nasce. Allora sotto il tempo è buono, l'ombrello non muovo. Per l'ultima volta, Marì, chi spende, come entrano i soldi, perché indagare? Perché voler andare a mettere a tutti i costi le mani nella scazzetta di Monsignore? Lasciamo andare, tiriamo avanti. Ah, la voglio bene.